si riprende. Anch'io voglio ringraziare il direttore per la sua sensibilità al problema. Conoscendolo non ne sono sorpreso. Un complimento così non te l'avevo mai fatto. Io voglio dirvi prima delle cose pratiche, perché mi sembrano siano le più essenziali, nel senso che il tempo è poco. Una cosa importante, ecco, io venerdì ho avuto ai Lincei, sono venuti loro, che è importante, il ministro e il presidente del CNR, e tutti, intanto il ministro ha assicurato che quei pochi fondi che dà tutta la sua saranno presenti anche il prossimo anno, data la situazione così instabile. E il presidente del CNR mi ha detto che voleva venire a parlare con me perché il CNR vorrebbe contribuire a questo progetto. Ora, i ricercatori del CNR, specialmente nella parte sperimentale, sono veramente adattissimi. Inoltre hanno i laboratori a disposizione. Io penso che questa sia una buona cosa da sfruttare al massimo. Io ho l'esperienza dell'area di ricerca di Pisa, dove spesso vengono gli studenti anche delle scuole elementari e delle scuole medie, e vedo i ricercatori interessatissimi a far vedere i loro esperimenti. E questo fa parte dell'educazione scientifica, vedere la meraviglia, diciamo, vedere il tipo di vita a cui uno si può dirigere, diciamo. Ecco, questo mi sembra proprio un punto che noi possiamo sfruttare alla grande. Il CNR è aperto, l'hanno chiesto loro, io ci andrò, lui verrà, ha detto che verrà perché sono interessati. Io cosa posso dire, diciamo, ci sono queste, sono i soci che sono più dirigono questo progetto, che ve li dico, perché sono il professor Clementi, che è un farmacologo di Milano, il professor Bruni, che è qui presente per l'italiano, il professor Sbordone per la matematica. Questi sono quelli che si interessano alle situazioni generali, ecco, quelli che, diciamo, sono i capi di questo progetto. Anche al Ministero si sono individuate almeno 3 persone che sono lì per questo tipo di progetto. Poi il Ministero cosa dà? E qui devo dire le cose. L'anno scorso ha dato circa 100.000 euro, che sono pochi, poi ha promesso distacchi che però non ha dato, e malgrado le nostre insistenze, distacchi degli insegnanti. E prima, diciamo, vorrei fare un altro ringraziamento a tutti gli insegnanti, perché è l'insegnante il punto cruciale, diciamo. Noi possiamo dare degli stimoli, certamente possiamo fare qualche cosa, ma l'insegnante è la parte veramente... Si parlava prima di costruttivismo, il vero costruttore è l'insegnante. Io di solito, quando si parla di un nuovo polo, mi prendo spunto dalle mie ricerche sui bambini, per dimostrare la grande plasticità dei bambini. Qui non lo faccio perché ci vorrebbe molto più tempo, però ecco, i bambini hanno una grandissima plasticità, quindi sarebbe assurdo, diciamo, fuori della logica, noi stiamo parlando della logica, partire da adulti o da universitari o anche dagli ultimi anni del liceo. Tutte cose sono importantissime, ma i bambini, signori, hanno una plasticità molto più grande della nostra, di tutti, perché hanno un cervello plastico, hanno delle sinapsi molto migliori delle nostre, che funzionano meglio, più numerose. Questo è un dato che, lo ricordo, questo ha portato anche in America a quella, nell'anno del 10 anni del cervello, proprio a costruire una grossa commissione che faceva capo al Presidente degli Stati Uniti per appunto
l'educazione del bambino, come si diceva prima, dei kindergarten, della scuola elementare, se non si parte da loro, diciamo, si può partire dove si vuole, ma loro è il pabulo dove seminare. È inutile seminare, insomma, in strade o in terreni più rigidi, come siamo noi, o verso certamente la grande plasticità del bambino finisce. Diciamo, forse si può pensare che gli asintoti arrivino su una ventina d'anni, ecco, ma la grande plasticità certamente è prima dei 10-11 anni, ecco, e la si vede sperimentalmente, quindi non ci sono problemi di questo tipo. Ora vorrei dire come è nato il mio interesse in questo tipo. Ci sono molti stimoli che io ho avuto dagli insegnanti che ho incontrato qui a Pisa. È un terreno molto buono, perché si parlava prima di Giovanni Prodi. Quante volte è venuto da me, diciamo, con la sua bicicletta a dirmi: ma questo corrisponde al cervello, eccetera, eccetera. Non ci trovavamo mai d'accordo, mai. Ma neanche con De Giorgi ci trovavamo mai d'accordo. Per dire lo spirito di... E poi qui gli insegnanti di scienze naturali, c'è una lunga tradizione, ne ricordo alcuni perché li ho conosciuti veramente, di cui tanto di cappello, tanto da imparare, come il Pappaletteri, Terterreni, gente che dava tutto all'insegnamento con una mentalità così rigida, diciamo, che veramente destava ammirazione. Quindi, e poi il giornale, prima c'era un'immagine in cui veniva fuori questo giornale naturalmente, in cui scrivevano loro, ma scrivevano anche universitari, scrivevano ricercatori, un giornale che anche ora è un giornale veramente ammirevole, si trova in tutte le librerie, in tutte le città. Un giornale veramente che fa onore a chi ci fa. Quindi c'è una grossa tradizione qui. Quindi Pisa è un punto dove si può lavorare bene. Poi c'è la scuola normale, c'è il direttore della scuola normale. Il tempo sta scadendo. Come mai mi è venuta anche a me questa mania di dedicarmi all'istruzione dei piccoli? Perché... se non si, è la ricostruzione, ma nella mia mente, diciamo, semplicisticamente, di ricostruzione del cittadino. Certamente l'educazione è diminuita nella sostanza e nella qualità. Perché è diminuita? A mio avviso, siccome io sono sempre interessato di visione, è stata l'invasione dell'informazione visiva. L'invasione visiva, la via visiva, diciamo, all'informazione è stata estremamente utile all'inizio. Vi ricordate quando sono cambiati i libri, tutti scritti da quelli con le immagini? Pensate alla geografia, alla matematica, alla geometria, ma a tutto. Poi le immagini sono diventate mezzi di comunicazione totali, e questo ha portato a un uso diverso del cervello, insomma, diciamo, al cervello visivo, diciamo, per chi si intende di queste cose, un cervello rispetto al cervello del linguaggio. Qual è la differenza fra questi due approcci? Il cervello visivo, diciamo, quello delle immagini, quello della rete, quello degli SMS, quello della rapidità, dove il tempo non c'è, è perché l'immagine, anche fisicamente, una faccia, c'è il naso, gli occhi, i capelli, eccetera, eccetera, arriva tutto in un colpo. E arriva il cervello, arriva comunicazione in parallelo. Tempo, diciamo, zero, spazio, c'è lo spazio. E questo è molto efficiente per il cervello, perché vede, è un po' come San Tommaso, non tocca, ma vede e crede. L'immagine non ha bisogno, è realtà, anche se noi sappiamo benissimo che può essere, diciamo, variamente truccata, però è realtà. E c'è questa cosa della rapidità, arriva rapidamente in parallelo. Dall'altra parte c'è il cervello del linguaggio, il cervello lento, molto, che è venuto molto dopo, diciamo, il cervello del tempo. Io invece del cervello del linguaggio lo chiamerei il cervello del tempo, perché nel linguaggio c'è il tempo, c'è il soggetto, il predicato,
verbo, eccetera, eccetera, il complemento oggetto. Il tempo, qua, il tempo è un grosso handicap perché ci vuole tanto tempo, ma il tempo ha anche un grosso vantaggio e dà il vantaggio di farti pensare, della critica. Quindi il cervello del tempo è il cervello della critica. E vorrei, diciamo, di solito si parla, spesso quando si parla di come deve essere fatta l'educazione, si parla, ci è venuta fuori questa parola che io non mi è venuta in mente, può darsi anche che sia impropria, del tridente, che sono la matematica, le scienze naturali e la lingua. Ora, educare al ragionamento, l'esperimento viene subito in mente, la causa, l'effetto, i kit, come si parlava prima. Nella matematica è la regina del ragionamento, lo ascoltavamo prima, se fatta in maniera, diciamo, adeguata, è proprio l'educazione migliore. E allora perché la lingua? La lingua, e invece io voglio proporvi, qui poi finisco, che la lingua, siccome la matematica, signori, è una parte del lobo sinistro, del lobo del linguaggio, del lobo del tempo, perché anche la matematica va, assumo questo, vado qui, va nel tempo. È come il linguaggio. Io quindi penso che l'italiano, la lingua, qualsiasi lingua, ma l'italiano è quello che noi... è argomentativo, come lo insegnano, diciamo, i nostri letterati in questo tipo di tema, fa parte proprio dell'educazione logica, dell'educazione al ragionamento. Ed è... ora il professor Bruni mi tirerà pomodori. È matematica, fa parte dello stesso struttura cerebrale, diciamo, se fatta opportunamente, perché è il tempo. Dall'altra parte invece c'è la rapidità, quindi si parla del lento verso il rapido. Se noi vogliamo, noi insegnanti, diciamo, meglio dire voi che siete più bravi, ma se vogliamo ricostruire il cittadino, dobbiamo partire dal bambino e dal tempo, cioè insegnargli a ragionare, a essere pronto a criticare. Non deve, diciamo, ricevere tutto e ingollarlo come si fa con l'educazione visiva. Mi fermo, sapete perché? E finisco con una massima, che però se la tenete presente mi farebbe molto piacere. La somma delle parole e dei fatti è sempre costante.